La biga fatta a mano, la biga Giorilli. Allora, cari confratelli, la biga, voi sapete benissimo, è uno dei preimpasti più importanti che siano in circolazione, fra l'altro è anche uno fra quelli più di moda in questo momento. I motivi sono tanti, la biga è un impasto formidabile, un preimpasto formidabile, perché porta una serie di conseguenze molto utili per quello che noi facciamo. La più importante, aumenta la dimensione dell'alveolatura e noi ci teniamo tanto ad avere un bel alveolo formato bene, bello grande, ampio, largo, e la famosa nomollica, insomma, siamo a livelli pazzeschi. L'altro grande vantaggio che porta è l'aumento deciso e notevole di sapori e di profumi, al punto che la biga diventa molto simile, pur senza raggiungerlo, diventa molto simile al lievito naturale, addirittura sviluppa anche i lattobacilli, ragazzi, che è una cosa veramente difficoltosa da immaginare, ma è così, sviluppa anche gran parte di lattobacilli, quindi quel profumo buonissimo che viene sviluppato nella biga e dalla biga che viene riportato poi nell'impasto è qualcosa di difficile da descrivere. Purtroppo non ci sono ancora i registratori di profumi, ma prima o poi li avremo e vedrete che è formidabile, è veramente una marcia in più. La cosa positiva della biga rispetto a qualunque altro preimpasto è la velocità di realizzazione. Voi vedrete, è semplice da fare, si realizza in pochi secondi, pochi minuti ed ottiene un risultato formidabile a distanza di tempo. Ne esistono mille versioni, quindi c'è la biga Giorilli, altre bighe, altri preimpasti, a biga corta, a biga lungo, la biga inversa, c'è una quantità enorme, ma sono tutti preimpasti, quindi hanno il vantaggio di aumentare l'attività di fermentazione prima di andare in lievitazione con l'impasto definitivo e quindi portare all'impasto definitivo tutto il carico di lavoro fatto dagli enzimi. Questo beneficio è innegabile, ragazzi miei, innegabile. Come si fa? La biga, dicevo prima, è molto semplice, si fa, in questo caso noi faremo mezzo chilo di farina per semplicità di realizzazione e velocità, ma si può fare anche in quantitativi molto maggiori. Mezzo chilo di farina, il 45% di acqua e l'1% rispetto alla farina sempre di lievito di birra. Qui noi lavoriamo con lievito di birra, ricordiamocelo questo. Partiamo subito e partiamo dall'acqua, vedete? Qui noi abbiamo un piccolo contenitore che contiene su 500 grammi di farina, noi abbiamo 225 grammi di acqua e quindi il 45%. Dopodiché subito procediamo a sciogliere il nostro lievito di birra. Lo frantumiamo il più possibile, lo sminuzziamo in modo da ottenere un più veloce riscioglimento nell'acqua. E una volta sminuzzato vediamo che appena cominciamo a mescolare l'acqua, immediatamente l'acqua perderà la limpidezza, comincerà a diventare torbida. Segno che il lievito di birra si sta sciogliendo perfettamente, è quello che noi desideriamo. Perché sciogliamo, partiamo dall'acqua e sciogliamo il lievito di birra dentro? Perché la lavorazione assai ridotta della biga non consentirebbe al lievito di birra di dissolversi correttamente se non fosse già perfettamente sciolto nell'acqua. Quindi quando noi dobbiamo fare un tipo di impasto che richiede, per esempio, che ne so, una spirale che lavora in maniera formidabile, ha un tipo di lavorazione assai approfondita, è chiaro che lì, se noi non sciogliamo bene il lievito, non sarà un problema, perché il lievito si diffonderà grazie all'attività della nostra bella spirale superpotente, si diffonderà correttamente in tutto l'impasto. Se invece, come in questo caso, noi dobbiamo fare una lavorazione ridottissima, allora, ragazzi miei, è importante che si faccia lo scioglimento del lievito prima di procedere all'impastamento vero e proprio. Ed ecco qua, abbiamo finito, ci abbiamo impiegato un minutino e abbiamo risolto lo scioglimento del lievito. Vedete che l'acqua ha perso la sua trasparenza e è diventata lattiginosa. Perfetto, è quello che ci serve. Questa è la farina, mezzo chilo di farina. Se vi può interessare, e forse vi interesserà, è la farina due priori. Ve lo dico, oltre che perché è una farina formidabile, profumi, sapori, è il massimo che si possa ottenere in questa fase. Voi vedrete, la scoprirete un po' più in là, ma è una farina macinata a mano, solo grani italiani, con le crusche tipo 1, eppure vedete com'è chiara, ha le crusche leggere, la parte interna delle crusche, contiene anche il germe di grano, cioè tutto quello che voi potete sperare di trovare in una farina, qui c'è. Perché però ci tengo a dirvi che è la due priori? Perché a due priori ha un W che è fra i 280 e i 300,
che è il valore corretto per fare una bella biga che abbia una durata di 24 ore. Se usate una farina più debole, chiaramente vi ritroverete una farina che perde la sua struttura nell'arco delle 24 ore di maturazione che seguiranno e quindi non è perfetta, non è ottimale. Invece noi useremo una farina minimo 280-300, ma anche 340-360 vanno bene uguale, e l'unica cosa, assorbiranno molto di più, quindi la farete più in fretta se userete farine un po' più forti. Allora, sciogliamo tutta, versiamo tutta la nostra farina nell'acqua e facciamo un'azione di lavorazione molto semplice, anzi prima di farlo con questo facciamolo proprio con le mani, così vi renderete conto di quanto semplice sia. Vedete? Immediatamente la farina perde la sua diciamo omogeneità iniziale per diventare qualcosa di molto meno carino in questa fase, ovvero una parte in cui diventa straccettosa, cioè molto grumosa, e questa è la condizione che noi cerchiamo nella biga. Questa cosa è importante, amici miei: la biga, se la lavorate troppo, va troppo avanti di velocità e questo comporta poi delle conseguenze non ottimali. La biga, per lavorare alla perfezione, deve essere formata molto poco, quindi con una condizione di lavorazione non liscia, non bellissima da vedersi, non ben ammassata, non deve essere una bella palla liscia come siamo abituati a fare i nostri magnifici impasti, ma deve essere al contrario bruttarella, straccettosa e apparentemente non ancora pronta. Invece è proprio questa la condizione che noi chiediamo alla nostra biga. Allora, come vedete, è rimasta ancora un pochino di farina disciolta e questo ancora va bene, va già bene, la nostra biga è già fondamentalmente finita. L'unica cosa che noi facciamo adesso, per un fatto proprio di estetica, è dare una pulita alle pareti esterne della nostra ciotolina, in modo da avere poi tutta la farina ben a contatto con l'acqua. Se un po' di farina dovesse essere ancora troppo asciutta, non ve ne preoccupate particolarmente, perché per l'effetto della capillarità la nostra biga, vedete come vado da sotto, io non l'ammasso, non la schiaccio, la sollevo soltanto e formo questo effetto un po', io li chiamo straccetti, perché effettivamente rendono un po' questa idea. Vedete, è tutta sminuzzata ed è molto bella. Ci siamo, questa è la struttura che deve avere la biga. Se voi avete già visto il nostro video della biga fatta con la spirale che ha la retromarcia, la nostra pina, e beh, vi renderete conto che l'uniformità del risultato è decisamente superiore con la pina rispetto a questo, però francamente non credo che sia una cosa proprio essenziale. L'importante è avere un buon risultato come questo. Ecco, ve lo faccio vedere ancora, vedete che meraviglia. Niente più farina in circolazione, niente grossi grumi di impasto come potrebbe essere questo. Se ulteriormente schiacciato si potrebbe richiudere in una sorta di palla, invece noi questo lo dobbiamo assolutamente evitare, l'abbiamo evitato, vedete che bellezza. Ok, la nostra biga è perfettamente formata, avvicino un po' così potete apprezzare maggiormente la qualità del risultato, e avete visto che il risultato è velocissimo. Ora, senza l'ingombro della telecamera, senza il dover stare a spiegare le cose, voi ci impiegherete un minuto sì e no per realizzarlo, quindi è davvero un preimpasto rapido, molto efficace, molto utile da utilizzare, molto effetti molto comodi, molto piacevoli, molto positivi. E ragazzi miei, provatela sia a mano, sia con la pina, sia con la planetaria, si può fare allo stesso modo, usate il gancio, anche la foglia, non è importante, l'importante è che otteniate questo risultato così. Ecco, ve lo mostro ancora. Bene, buon lavoro e in bocca al lupo a tutti.